Assessore Belloni, iniziamo subito dalla questione di radioterapia, che è quella che in questi giorni sta tenendo banco a livello politico, una grande bagarre, grandi polemiche. Cosa risponde a quelli che sostengono che sarà trasferita? Sì, è sicuramente una notizia degli ultimi giorni, anche se viene da lontano. Ora, io la metterei così. Potrebbe capitare che salendo le scale dello scalandrone del Palazzo Comunale, mi intrattengo con un assessore collega che segue alla festa della marineria e gli dico: bisognerebbe pensare a un trasferimento della Torre di Pisa in Piazza Europa. È una battuta, una provocazione. Qualcuno coglie questa battuta e il giorno dopo ci ritroviamo a fare un'interpellanza, che ci sta anche perché poi alla fine è giusto sciogliere i dubbi e la democrazia è fatta di trasparenza. Dopodiché all'interpellanza si aggiunge una petizione che magari in testa ci sta, che l'assessore Belloni ha deciso, magari con risorse prelevate dai servizi sociali, di finanziare il trasferimento della Torre di Pisa in Piazza Europa. Magari si chiede anche la convocazione di un consiglio comunale straordinario, che tra l'altro costa 6.000 euro. E io dovrei andare a spiegare al consiglio comunale straordinario che ci sono delle leggi della gravità terrestre e della fisica che mi impediranno di fare questa opera. Perché di questo si sta parlando, cioè di una cosa che non esiste. Nessuno ha paventato trasferimenti pluriennali del reparto di radioterapia in quel dell'ASL 4. Tra l'altro, il paradosso è che a una richiesta legittima di chiarimento già l'assessore regionale alla sanità, diverse settimane fa, ha smentito. È intervenuto il direttore generale dicendo che questa cosa non ha proprio senso. Il sindaco è intervenuto anche sul presidente del Consiglio Comunale dicendo appunto che questa era un'operazione che non era per niente decisa, ma semmai frutto di un'indiscrezione tecnica, perché quando i tecnici... Radioterapia è uno strumento basilare e propedeutico per il nuovo ospedale e quindi c'è un'indicazione di accelerare i tempi di quest'opera. È chiaro che i tecnici, mettendosi al lavoro, provano a ipotizzare degli scenari. Assessore, spieghiamo allora come sarà la fase di interregno di radioterapia prima della realizzazione finale del felettino. No, la cosa è stata risolta in questa maniera, ma ovviamente con tanto buon senso. Verrà costruito e la gara partirà in autunno, quindi siamo veramente al primo atto del percorso che si prevede abbastanza lungo per la costruzione del nuovo ospedale, però è il primo atto. In autunno ci sarà la gara per due bunker di radioterapia, che significa due alloggi per due acceleratori lineari. Quindi chi sosteneva che radioterapia la dovevamo perdere per chissà quali altre ASL, in realtà era già in mente la costruzione di questi bunker a lato della costruzione del nuovo ospedale. Questo cosa ci consente? Perché accedere a quel sito si può accedere con una strada autonoma. Quindi ci consentirà, una volta costruito il bunker, di poter trasferire l'acceleratore, la macchina che attualmente è nel bunker, diciamo così, vecchio del 2005, a latere del manufatto Felettino, che dovrà essere demolito, quindi demolendo il Felettino deve venire giù anche il bunker vecchio. Si trasferisce il macchinario nel nuovo bunker e si continuerà nel tempo, quanto sarà la durata del cantiere del nuovo ospedale, a garantire il servizio. Quindi non c'è emigrazione negli altri ASL, ma semplicemente una continuità del servizio. Ad oggi, ma stiamo parlando di un'operazione che avrà un orizzonte di qua a 2 anni, si prevede che il trasferimento dal vecchio bunker al nuovo occorrerà qualche settimana. Ecco,
In quel periodo, se non riusciremo di qua a 2 anni a trovare un finanziamento per un secondo acceleratore, ricordo che il bunker è progettato per 2 alloggi, ci sarà il problema di qualche settimana, ma non certo di qualche anno come è stato paventato. Quindi è una notizia falsa sulla quale si è costruito una posizione politica e purtroppo occorre rilevare che siamo entrati nel pieno e nel modo peggiore di una campagna elettorale che si preannuncia lunga. Un giudizio sul nuovo Felettino. È un buon progetto, tra l'altro chi ha lavorato a questo progetto, che è appunto uno studio di architettura inglese unito a una realtà dell'Emilia Romagna, è un buon progetto che ci porta ad avere una struttura all'avanguardia per quanto riguarda gli stabilimenti sanitari italiani. La speranza di tutti, perché io ricordo che a Spezia è dal 1966 che aspettiamo, quindi che aspettiamo, perché ci sono ancora dei bilanci di previsione nel comune di Spezia dove si accenna nella nota illustrativa al bilancio di previsione, lo leggevo proprio la scorsa settimana, dove si accenna a questo trasferimento del Sant'Andrea in un nuovo sito. Quindi, come dire, se non è aspettata quest'opera dagli spezzini, l'obiettivo è quello di fare il prima possibile. Ora, alla fine di marzo, verrà consegnato dai progettisti il progetto preliminare, che è stato costruito anche in un modo particolarmente dettagliato, quindi consentirà anche di tagliare la seconda fase, che è quella della progettazione definitiva. C'è da immaginare, se non succederanno sorprese, che all'inizio del prossimo anno si possa procedere ad andare a gara, sapendo che però l'atto propedeutico a questa gara per la costruzione del nuovo ospedale è proprio quella di costruire il nuovo bunker per mettere l'alloggio di radioterapia. Qualche mese fa Burlando si era sbilanciato con la data del 2015. La possiamo ritenere una data attuabile oppure no? Io non mi arrischio a fare delle previsioni, credo che siano sempre sbagliate, perché a secondo del momento in cui uno chiede la cosa ci sono degli elementi che si aggiornano costantemente. C'è l'abitudine tutte le volte di fare ricorsi quando ci sono gare di così grande livello, c'è ormai questa casistica e quindi dovremo considerare anche i tempi di un eventuale ricorso in sede di aggiudicazione della gara. Come si fa a prevedere questi incidenti di percorso? Certo che se non succedesse niente possiamo pensare come è già stato fatto, quindi, come dire, in Italia la cosa è praticabile, che nel giro di 5-7 anni la cosa possa trovare compimento, però io non mi arrischierei troppo, perché poi so che sono dei giochetti rispetto ai quali poi qualcuno ti ricorda, ma tu avevi detto nel 2014, in realtà occorrerebbe navigare a vista, essere molto concreti. Ora dobbiamo fare un passo importante, che è quello dell'aggiudicazione per la costruzione del nuovo reparto di radioterapia. Questa cosa qua consentirà di abbattere il Felettino dopo, ovviamente, aver fatto un'operazione non facile, che è quello del trasferimento dei reparti degli ambulatori che oggi sono al Felettino. Quindi deve essere svuotato il Felettino, deve essere abbattuto il bunker e allora a quel punto si avrà, come dire, il sito a disposizione per la costruzione della nuova opera. Io capisco che gli spezzini sono fatalisti, questo come dargli torto? Non si può dargli torto. Io non credo che sia sbagliato in sanità enfatizzare i dati e sottolineare in maniera enfatica alcuni risultati. Dobbiamo navigare a vista, quindi da questo punto di vista, sapendo che abbiamo un orizzonte ambizioso che è alla nostra portata, abbiamo dei buoni progettisti, dobbiamo fare in modo che i passi che facciamo non avvengano le scivolate che purtroppo agli inizi degli anni 2000 sono capitati, perché ricordo che eravamo un passo da avere un nuovo ospedale al Felettino, purtroppo per un comportamento maldestro, diciamo così, in quella stagione politica non si è riusciti a guantare
un'aspirazione, una speranza che gli spezzini hanno da sempre nel cuore. Sare Belloni, finiamo con una battuta sul Santi. Anche qui grandi polemiche politiche, però sia lei che il sindaco Federici avete garantito che il servizio e i posti di lavoro saranno comunque tutelati. Certo, questo deve tranquillizzare gli operatori, deve tranquillizzare le famiglie, il servizio non è in discussione. C'è questo contenzioso tra la direzione dell'ASL e il gestore. Noi ci stiamo prodigando perché come dire, il servizio per essere garantito ci deve essere un gestore. Abbiamo detto che stiamo lavorando perché le risorse economiche consentano all'attuale gestore di poter garantire il servizio. La Regione Liguria nella giornata di venerdì ha deliberato in giunta a circa 4 milioni di euro che consentirà di finanziare il fondo per la disabilità grave, dal quale poi le famiglie nella loro fetta di compartecipazione nella spesa del servizio dovranno attingere, e questo consentirà all'Istituto Santi nei prossimi giorni, una volta che FILS, che è la struttura della regione che eroga le risorse, sarà in condizione di poterle erogare, quindi entrerà al Santi 430.000 euro, che ovviamente sono risorse molto utili in una fase critica della sua esperienza, e questo consentirà ancora di più di giustificare il servizio. Quindi ci si sta adoperando in questa direzione. Dopodiché è chiaro che il contenzioso e le posizioni sulla materia sono diversificate, e credo che sia una storia che è molto condizionata dalle sentenze giudiziarie. Ne abbiamo due che sono appena state sono all'attenzione di tutti, dove il giudice amministrativo si è espresso, ne mancano ancora almeno un paio, e quindi è una storia che è molto condizionata dai giudizi del giudice amministrativo, quindi la strada mi pare un po' tracciata su quel versante lì.